Il simulatore che noi abbiamo portato oggi è un simulatore di sala macchine che comprende non solo la conduzione del motore principale, ma anche di quelli che sono tutti gli ausiliari di bordo. Dove ausiliari di bordo si intendono non solamente gli impianti, quello che può essere per esempio frigorifero, impianti di ventilazione, impianti di aria condizionata, ma anche per esempio tutta la parte elettrica, tutto il sistema di impiantistica per l'alimentazione del motore, i sistemi di raffreddamento, quindi che prevedono due circuiti assolutamente distinti. A scuola qui abbiamo portato solamente una tipologia di impianto motore che riguarda un motore quattro tempi con elica a passo variabile diesel, motore diesel, ma a scuola abbiamo chiaramente tutta la tipologia di propulsia delle macchine che ci sono praticamente sulle attuali navi, che comprende la parte elettrica, cioè propulsione elettrica, quella lì degli Azipod usate sulle navi da crociera principalmente, e poi abbiamo motori diesel due tempi, quattro tempi, elica a passo fisso, elica a passo variabile e propulsione a vapore, che anche se poco usata in questi ultimi 15-20 anni comunque rimane uno degli aspetti più importanti nel campo navale. Quanto è importante che gli studenti del corso di studi dove lei insegna siano avviati alla conoscenza di un ambiente come quello della sala macchine attraverso una simulazione, quindi da remoto? Diciamo che la nostra scuola sta passando gradualmente da essere una scuola di solo istruzione a una scuola anche di formazione. Le linee guida della nuova riforma prevedono che praticamente gli studenti abbiano anche una formazione. La formazione può essere effettuata solamente con questa tipologia di strumentazione o direttamente a bordo. Peraltro noi come istituto nautico siamo anche obbligati ad avere delle competenze che devono rispettare le regole internazionali, sarebbero le competenze STCV, che penso vi abbiano già parlato, che sono norme internazionali che devono essere rispettate a livello mondiale da tutti i paesi che partecipano all'AIMO, che stabilisce quali sono le competenze minime che il personale che si trova a bordo deve avere. Quindi per noi è fondamentale sia per la parte dell'istruzione sia per quello che riguarda la formazione.